Perché Leopardi lo racconta nello Zibaldone, come mai ha deciso di parlare dell'infinito. Lui dice: l'infinito non esiste, il nostro mondo è finito e l'uomo non si potrebbe immaginare nulla di infinito veramente. E dice: quando noi parliamo di infinito, quello che intendiamo in realtà è l'indefinito. E allora lui spiega come mai ha scelto tutti questi termini che in realtà sono appunto vaghi e indefiniti, e dice che sono le cose migliori per fare le poesie, perché poi così, essendo indefiniti, permettono molte interpretazioni. E quindi è paradossale, perché si dovrebbe chiamare l'indefinito la poesia e non l'infinito, che è una comunque delle facce dell'infinito. È l'indefinito, non l'infinito. L'infinito esiste? L'indefinito sì. Beh, dipende naturalmente dove uno si chiede se esiste. Nel mondo fisico non c'è. Sì, fino all'Ottocento si pensava che il mondo fosse infinito, perlomeno lo spazio e il tempo lo fossero. Oggi gli scienziati dal Novecento in avanti ci hanno detto che il mondo è finito, sia in grande che in piccolo, dal punto di vista cosmologico che dal punto di vista microscopico, atomico. Alcuni aggiungono anche che è finito male. Nel mondo fisico non c'è. Come? Alcuni aggiungono anche che il mondo è finito e anche male, cioè... Certo, perché poi finì. Ma infatti, tra l'altro, la cosa interessante è che nell'antichità il concetto di infinito era un concetto negativo. Infatti è la negazione del finito. Addirittura si chiamavano infinite le opere che non venivano concluse. Quindi, per esempio, famose opere come, non so, la Pietà Rondanini di Michelangelo o l'Incompiuta di Schubert sono per l'appunto degli esempi di infinito. Oggi poi noi abbiamo un fascino invece per le cose che non sono terminate. Quando magari scopriamo un manoscritto che non è stato pubblicato perché l'autore non l'ha finito, o un'opera appunto pittorica o scultorea. E certo, ci piace quest'idea che le cose sono non terminate. Allora, e questa è un'altra delle concezioni dell'infinito.